grazie davvero di essere qui intervenuti e il mio primo applauso è per voi, grazie. Grazie, davvero grazie. Vi annoierò per solo 5 minuti, ragazzi, soltanto per ripresentarmi meglio, dopo aver ovviamente ufficializzato la mia candidatura a sindaco con la mia lista civica indipendente, nel segno dell'amore per la città di Termoli e nel solco di una volontà condivisa per la rinascita della nostra città, ho ritenuto importante, anzi fondamentale, invitarvi a quello che è il primo messaggio ufficiale che voglio dare ai miei concittadini. Un invito, ripeto, rivolto all'informazione, ai giornalisti che ringrazio per la loro costante attenzione verso la vita politica e sociale di questa città e direi in senso lato verso il bene della nostra comunità. Grazie anche a voi giornalisti. Così come ringrazio i moltissimi amici che vedo qui presenti, sempre pronti al sì e al loro contributo di sincerità. Grazie di nuovo ragazzi, grazie davvero. No, c'è, troppo c'è, per questo devo leggere perché sono troppo emozionato, davvero. E ringrazio non da ultimo tutti i concittadini che ho invitato e che pur non essendo ancora convinti della mia proposta hanno sentito il piacere di ascoltare le mie idee. Il mio messaggio si rivolge a tutte le donne e uomini di buona volontà, ce ne sono, sì, immagino, tanto, per la rinascita a partire da adesso. Noi siamo uomini e donne di verità e di parola e quindi diciamo e diremo solo quello che possiamo mantenere e che ci sforzeremo di perseguire. Nell'annunciare la mia candidatura a sindaco di Termoli lo scorso sabato a Piedicastello avevo precisato che di lì a qualche giorno sarei tornato in pubblico per annunciare il nome e il simbolo del mio movimento, del nostro movimento. Movimento che, ripeto, è sempre aperto a valutare la forza e la qualità di altre componenti politiche che sulla base di un programma condiviso esprimono la stessa volontà di rinascita e lo stesso amore per la città di Termoli. La mia prima idea che muove il mio pensiero non è sola, perché è legata prima e principalmente al cuore, ai sentimenti profondi per Termoli. Ed è per questo che ritengo che ognuno di noi è chiamato a un atto di responsabilità, ad un atto d'amore che dobbiamo ai nostri genitori e alle generazioni passate, ma soprattutto e innanzitutto a quelle future. Questa responsabilità rispetto alla quale nessuno può sentirsi esonerato mi spinge ad affrontare direttamente il perseguimento di un interesse generale attraverso l'attività politica, il cui unico intento è e deve essere sempre quello di perseguire il bene comune. Non vogliamo oggi entrare nel merito, nello specifico del programma, i cui dettagli chiarirò nei prossimi incontri tra pochissimi giorni, anche perché il programma, peraltro già stilato, ha bisogno di essere ulteriormente approfondito nei dettagli con le altre forze politiche, al fine di raggiungere quella voce che si esprima all'unisono perché frutto di un convincimento meditato e di una volontà collegiale. Ma il primo punto del mio programma, del nostro programma, voglio anticiparlo adesso, ed è il tema del lavoro. La rinascita di Termoli attraverso un impegno deciso per il lavoro e quindi al primo punto del mio programma c'è il lavoro, c'è il dovere di creare nuove opportunità di lavoro per i giovani termolesi e molisani, affinché le nostre forze migliori siano in grado di trovare qui e non altrove le opportunità per esprimere i loro talenti e il loro impegno per la voglia di Termoli. Penso ad esempio ad una sempre più intensa collaborazione e sinergia tra la nostra prestigiosa università ed il mondo delle imprese, al fine di dare maggiori opportunità ai nostri giovani, alle stesse imprese e al mondo del lavoro. Noi siamo persone, mi auguro tutti, di veramente buona volontà, ma sinceramente determinate nei nostri obiettivi e quindi manteniamo le nostre promesse.
Da candidato sindaco per la città di Termoli, ripeto, affronterò a brevissimo il merito del programma di governo di questa città, specificando le mie, le nostre idee, le soluzioni per i settori vitali quali la sanità, l'ambiente, la cultura, lo sport, la scuola, il turismo. Il mercato ittico, scusa, avete dimenticato una cosa importante. Allora, quando ho detto il comparto, stavo finendo però, se mi fa finire, magari, ecco, forse dire comparto della pesca può essere più esaustivo. E quello dell'agricoltura, la sicurezza dei cittadini. Temi che verranno qui affrontati nel dettaglio già dal prossimo incontro. Il mio movimento, il nostro movimento, che adesso vi farò vedere anche nello specifico con il logo, esprime un sentimento forte, la voglia, che è un impulso a soddisfare un bisogno, un desiderio, e deve essere non soltanto il mio, ma il nostro impulso e desiderio. Se mi date un attimo, prendo il logo, così lo mostriamo definitivamente a tutta la cittadinanza. Grazie. La voglia di Termoli. Bravo!